Chanel è una delle case di moda più famose, con un fatturato di oltre 2 miliardi di euro. Crea moda e stabilisce nuove tendenze, ma conoscete la storia della sua creatrice? Chi è la donna che sta dietro a questo marchio che da orfano è diventato uno dei più grandi stilisti francesi? Oggi parliamo di Gabrielle Chasnel, in arte Coco Chanel, che ha rivoluzionato la moda liberando il corpo delle donne. Eppure nulla lasciava presagire un destino così prestigioso. Ma chi è Coco Chanel? È nata nel 1883 a Saumur, in Francia. Suo padre era un venditore ambulante e sua madre una sarta. Sebbene amasse molto il padre, il suo rapporto con lui era molto difficile. A casa il padre era spesso di cattivo umore e incolpava la moglie e i figli di impedirgli di condurre la vita dei suoi sogni. Gabrielle sprofonda nella solitudine, sentendosi non amata dal padre. All'età di 12 anni perde la madre a causa della tubercolosi. Il padre decide di affidare lei e le sue sorelle a un orfanotrofio. A scuola, sconvolta e vergognosa di ciò che il padre l'aveva fatto, mentì ai compagni, spiegando che era un avventuriero andato a New York per fare fortuna. Rimase in orfanotrofio per 6 anni e lì imparò a cucire. Ha lasciato il collegio all'età di 18 anni. Per sfuggire a un matrimonio forzato, va a vivere con una zia. Desiderosa di migliorare le sue capacità di cucito e di mantenersi, si iscrive ai canonici dell'Institut Notre-Dame per imparare il mestiere di cucitrice. Qualche anno dopo, questo le permette di lavorare per la Maison Grandpère, un laboratorio di cucito specializzato in corredi e corredini. Ma questo non basta a Gabrielle, che non vuole finire nell'anonimato e sogna di diventare famosa. Nel 1908, all'età di 24 anni, iniziò a frequentare i locali chic e a esibirsi sui palchi dei piccoli caffè, sperando di fare carriera nella musica. Fu lì che venne incognato il suo soprannome Coco. Il soprannome deriva dagli ufficiali che andavano a vederla a cantare e che cominciarono a chiamarla con questo nome perché era solita cantare Qui cavu Coco dal Trocadero. Fu in uno di questi caffè che conobbe Etienne Balsan, un ricco ufficiale che aveva appena lasciato l'esercito per dedicarsi all'allevamento di cavalli da corsa. I due divennero amanti. Lui la introdusse alla vita dei castelli e all'alta società. Fu in quel periodo che creò i suoi primi abiti, che le permisero di cavalcare più facilmente. Coco amava anche creare i suoi cappelli da indossare agli eventi sociali. La giovane donna sorprende tutti con il suo stile stravagante, ma presto si stancò della relazione con Balsan e decise di lasciarlo. Poco dopo, nel 1909, incontrò Arthur Capel, soprannominato Boy, un ricco uomo d'affari inglese. I due iniziarono a frequentarsi e fu grazie a lui che lei aprì la sua prima boutique. Nel suo nuovo negozio realizza innanzitutto cappelli, compra le forme, le riempie e poi le rivende. Il suo stile eccentrico la fa distinguere dalla massa. Mentre la maggior parte dei capelli sono fatti di grandi piume e altri fronzoli, le creazioni di Coco sono più snelle, mescolando semplicità e raffinatezza. Le vendite non tardano ad arrivare e Coco si avvale dell'aiuto di sua sorella e di un cugino. In seguito, con l'aiuto del suo amante, aprì un'altra boutique a Deauville per 2 estati consecutive. Vende cappelli e successivamente giacche e gonne. Le vendite si moltiplicano e inizia a fidelizzare una clientela facoltosa. Nonostante lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, l'artista ebbe la fortuna di veder proseguire gli affari grazie alla borghesia che si rifugiava nelle località balneari in cui si trovavano i suoi negozi. Questo le permise di aprire una terza boutique a Biarritz nel 1915, che sarebbe diventata la sua prima casa di moda. Fantasiosa e determinata a cambiare la moda dell'epoca, accorcia le gonne ed elimina il punto vita, spiegando che vuole liberare il corpo delle donne. Crea abiti semplici e pratici, ispirandosi al mondo dello sport e giocando con i codici femminili e maschili. All'epoca gli abiti femminili erano pesanti e realizzati con corsetti rigidi, scomodi per le donne che li indossavano. Queste idee innovative contribuirono a rafforzare la sua reputazione di stilista. Coco si rende conto che la Prima Guerra Mondiale ha stravolto le donne. Tutta una serie di lavori sono stati femminilizzati. La mancanza di uomini che erano partiti per la guerra significava che le donne dovevano lavorare nelle fabbriche, nei campi o nella sanità per mantenere la società. Con una maggiore autonomia si emanciparono. Ciò ebbe un impatto sulla moda e diede origine al fenomeno delle garçons. Coco se ne accorse e decise di acquistare jersey, che all'epoca era utilizzato solo per la biancheria intima maschile, e di farne la marinière. Fu un successo perché la stilista ascoltò le nuove esigenze delle donne francesi. Il successo fu tale che la stilista si affermò rapidamente come una delle principali case di moda francesi. Fu così in grado di ripagare Boy, il suo amante. Anche se lui sposò un'altra donna, i due rimasero molto innamorati. La loro relazione burrascosa durò 10 anni. Purtroppo si concluse nel 1919, quando Boy morì per un incidente stradale. Questo fatto la colpì profondamente, ma per non cadere nel dolore si aggrappò al suo lavoro. Nel 1921 il suo negozio parigino si espanse e lei lanciò il profumo numero 5, il primo di una lunga serie. È la prima stilista a lanciare i propri profumi.
nel 1924 apre un laboratorio di bigiotteria. Oltre agli abiti, aveva una passione per i gioielli. Nel 26 crea l'iconico tubino nero. Si tratta di una nuova rivoluzione, dato che all'epoca il colore nero era indossato esclusivamente per i periodi di lutto. Coco continua a sviluppare la sua attività grazie alla sua migliore amica, Misia Sert. Mecenate di molti pittori e musicisti, aveva un salone dove intratteneva l'elite culturale e artistica di Parigi. Questo permise a Coco di avvicinarsi alla scena artistica parigina e di vendere loro le sue collezioni, oltre a creare costumi di scena. Gli affari continuarono fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Coco chiuse il negozio e licenziò tutti i 4.000 operai che richiedevano una retribuzione e condizioni di lavoro migliori. Coco si dedicò quindi esclusivamente ai suoi profumi. All'epoca deteneva solo il 10% dei diritti sulle fragranze Chanel, che appartenevano principalmente alla famiglia Wertheimer. Si trattava di una famiglia ebrea che aveva aiutato la Cantrier a commercializzare i suoi profumi. In cambio, Coco cedette loro il 70% dei diritti di vendita. Coco cercò di sfruttare la confusione e le leggi antisemite per recuperare i diritti sui suoi profumi. La richiesta non ebbe successo perché la famiglia aveva anticipato le leggi naziste e aveva trasferito legalmente il controllo di Parfum Chanel a Félix Amiot, un amico. Questi gliela restituì dopo la guerra. Oggi i Wertheimer possiedono il 100% dell'azienda. Durante la guerra ebbe una relazione con il barone Hans Gunther von Dinklage, che lavorava per l'intelligence militare tedesca e fu poi reclutato come spia. Amica intima di Winston Churchill, le fu chiesto di lavorare per la pace tra Germania e Regno Unito. Dopo la guerra fu descritta come antisemita e come aiutante dei tedeschi e la sua popolarità fu offuscata. Si trasferì in Svizzera, dove rimase per 10 anni. Il suo negozio rimase chiuso e la moda era quella del vitino da Vespa e del corsetto imposto da Dior. Era sconvolta nel vedere il suo lavoro per la liberazione del corpo femminile ridotto a nulla. Solo nel 1954, all'età di 71 anni, la sua casa riaprì, ma la sua prima collezione fu accolta male, andando controcorrente rispetto alla moda corrente. In seguito creò il tailleur di tweed, che divenne rapidamente un classico e fu indossato da celebrità come Jackie Kennedy, ma la svolta avvenne nel 1957, quando Marilyn Monroe, allora icona mondiale, confermò di indossare solo qualche goccia di numero 5 la sera. Ma il successo fu di breve durata, perché Coco non volle seguire le mode dell'epoca, come l'ondata hippie. A poco le sue creazioni vennero liquidate come antiquate. Nel 71 morì all'età di 87 anni. Solo nel 1983, con l'arrivo di Karl Lagerfeld, Chanel riconquistò la sua gloria internazionale. Ma questo è per un altro video. Ecco come una giovane orfana abbandonata dal padre ha creato un impero grazie alla sua determinazione e al suo gusto per il lavoro. Non ha esitato ad essere inventiva e a rivoluzionare i codici della moda per diventare un'icona internazionale. Oggi Chanel è una delle case di moda più famose al mondo.